Adesso ci avviamo praticamente verso uno dei negozi, diciamo, caratteristici della Puglia. Ovviamente quando si parla di Puglia si parla anche di mangiare, quindi di dolci. Ecco, praticamente qui davanti, ecco, abbiamo la pasticceria Ascalone, che è la famosa pasticceria praticamente dove fanno il famoso pasticciotto praticamente pugliese, tipico della zona praticamente. E qui credo che adesso stiamo andando a vedere la chiesa di San Pietro, sperando che sia aperta. E siamo arrivati alla piazza. Una bellissima piazza, se non una delle piazze più importanti di Galatina, di questo paese caratteristico della Puglia, con i suoi fabbricati stile antiche masserie proprio al centro del paese. E se svolgiamo uno sguardo sulla nostra destra, eccoci alla chiesa di San Pietro. Un'altra chiesa meravigliosa, sempre in stile ovviamente barocco leccese. Adesso proveremo ad entrare dentro, è aperta. Non so se stanno dicendo la messa in questo momento, se c'è la funzione religiosa, comunque noi proviamo ad entrarci. Eccoci qua, siamo all'entrata. Adesso proviamo a vedere se si può fare qualche ripresa all'interno. Ecco, come immaginavo c'è la funzione religiosa, quindi farò una ripresa senza commentare. Ed ecco la figura di San Pietro giù in fondo. Riusciamo a ingrandire. Ed eccoci di nuovo fuori, adesso proviamo a visitare altri, diciamo, siti così caratteristici di questo meraviglioso paesino. Ecco, inquadriamo di nuovo questo palazzo di fronte a noi che ha la tipicità praticamente di una masseria. Effettivamente questo è il palazzo ducale. Praticamente i duca che vivevano qui a Galatina avevano la residenza in questo palazzo particolare. Adesso ci avviciniamo per vedere l'ingresso e lo stemma di famiglia. Ecco qua, adesso stiamo entrando al palazzo ducale, così vedremo anche lo stemma di famiglia. Guardate che balcone. Balcone veramente tutto lavorato con estrema stile e accuratezza. Qui, eccoci, qua praticamente siamo Palazzo Ducale nell'androne. Daremo una inquadrata alle vecchie finestre. In stato conservativo, insomma, piuttosto buono, nonostante l'età.
Bellissimo. Ecco, qui siamo davanti alla piazza, facciamo un'altra inquadrata al Palazzo Ducale e da lontano, da più lontano, prendiamo la chiesa di San Pietro. Meravigliosa. Ripetiamo, in stile barocco leccese, tipico proprio del Salento. Ed eccoci qua alla chiesa Santa Maria delle Grazie, con accanto il palazzetto che vedete, che era un ex convento praticamente dei Domenicani, un ex convitto, il Palazzo della Cultura, Zefferino, il palazzo dove all'interno c'è la biblioteca comunale e il museo civico di Galatina. Se facciamo un giro sulla piazza, ecco, qui abbiamo la piazza praticamente di diciamo la Villa Parco di Galatina, con la statua dedicata ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Ecco, qui adesso vediamo il monumento dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Adesso ritorniamo verso il centro e ci vediamo fra un po'. E siamo ritornati alla piazza San Pietro. Oltre a rivedere, diciamo, l'ingresso della chiesa, adesso andremo a vedere la cappella di San Paolo, che è famosa per il fenomeno del tarantismo, che adesso fra poco vi dirò. Qua. Questa è la... Ci stiamo avvicinando qui alla cappella di San Paolo. Sì. Palazzo Tondi Vignola, cappella di San Paolo, XVIII secolo, che praticamente è famosa, diciamo, per il fenomeno del tarantismo, e dove appunto a Galatina si svolgeva il rito del tarantismo, dove uomini e donne sentivano il bisogno di ballare al ritmo del tamburello per liberarsi del famoso veleno del ragno. Anche qui questo è un corso Garibaldi, ricco di case a due piani, particolari, diciamo, in stile proprio pugliese. E qui ci ritroviamo praticamente nella piazza con il Palazzo Ducale di fronte. Ci vediamo più tardi, forse. Adesso andiamo a mangiare.